Senatore Dell'Olio, ora la parola per la replica alla relatrice di minoranza, senatrice Ferrero. Prego, senatrice Ferrero. Sì, grazie Presidente, onorevoli colleghi. Il verificarsi di una situazione inedita come quella causata dal Covid-19 ha sicuramente provocato scenari economici di difficile previsione. Siamo anche consapevoli che l'ottimismo è componente fondamentale per cercare di superare al meglio le difficoltà. Ma quell'ottimismo non deve trasformarsi in una mancanza di presa di coscienza di quelli che potranno essere gli scenari futuri. La sensazione è che stiamo drammatizzando la situazione sanitaria, provocando paure forse eccessive, e mi ricollego al discorso della senatrice Rivolta, e sdrammatizziamo la situazione economica facendo previsioni troppo rosee su quelli che saranno gli indici economici per il 2020 e per i prossimi anni. Il PIL è previsto nella NADEF in discesa al 9%, che era l'8% nel DEF e quindi è peggiorato di un punto percentuale, però la stima OCSE, sappiamo che quella di settembre, fa una previsione addirittura a meno 10,5%, mentre Confindustria ad ottobre, sono dati che ci hanno dato ovviamente nelle audizioni, in particolare dell'Ufficio parlamentare di bilancio, prevede un dato in discesa del 10%. Quindi l'Ufficio parlamentare di bilancio è il primo a mettere in guardia su queste stime. Inoltre la NADEF prevede un aumento del 4% dei contributi sociali nel triennio 21-23, ma sconta la mancata stima dell'impatto della decadenza del divieto dei licenziamenti al 31 dicembre 2020, sia in termini di mancate entrate, appunto in contributi, che dal lato delle uscite, con riferimento all'eventuale erogazione della NASPI. L'ha detto ieri il senatore Renzi, in particolare, a gennaio ci sarà una crisi di disoccupazione, quindi non l'abbiamo detto noi, ma l'ha detto la maggioranza, e questa cosa nella NADEF non è prevista. Quindi attenzione, colleghi, non ho sentito parlare di questa cosa, ma il gennaio è dietro l'angolo. Ho ascoltato quindi con attenzione tutti gli interventi vostri, cari colleghi, e ho cercato la concretezza negli interventi per cogliere anche un po' quella collaborazione che a gran voce viene richiesta dalla maggioranza e un po' da tutti. Ma il problema resta ideologico. Siamo tutti consapevoli delle problematiche e spesso nell'individuare i problemi diciamo le stesse cose. Bisogna agire con velocità. Questa volta è la volta che bisogna agire, veramente. Non bisogna perdere questa opportunità, pur nella drammaticità della pandemia. Questi sono i buoni propositi e le parole che scambiamo anche con la maggioranza. Però poi tutto si ferma lì. Purtroppo prendo atto che sono le ricette diverse, tra visioni politiche diverse. L'ideologia di sinistra, diciamo così, si riempie la bocca di parità di genere, crescita inclusiva, transizione verde, green economy, sono tutte cose importantissime, per carità, non lo nego questo, assolutamente, però oggi siamo in emergenza economica, c'è bisogno di una spinta seria sul PIL. Il rapporto debito-PIL si attesterà al 158%, ma di oggi la notizia dal Fondo Monetario Internazionale che invece fa una stima del 161%. Allora bisogna far risalire il PIL, quindi il denominatore. Purtroppo, signori, il PIL è un numero. Ci vuole concretezza. Bisogna mettere in moto l'economia. Scusate. No. Bisogna rimettere in moto l'economia, ma la crescita del PIL si crea dando slancio all'economia reale. L'occupazione si crea se ci sono le aziende che danno lavoro. È una ricetta da noi proposta, ma a questa maggioranza sembra essere sorda a quello shock fiscale. La pressione fiscale nel 2020 è prevista collocarsi al 42,5%, 42,6% negli anni successivi. Questi sono i dati della NADEF.
ma in realtà la pressione fiscale sulle società è tra le più elevate in Europa e si parla di un 60% addirittura, e la Banca Mondiale dice che il sistema fiscale italiano è inefficiente sia nella gestione dei rimborsi sia nelle verifiche fiscali. Infatti quello studio dei commercialisti che è stato riportato sul Sole 24 Ore calcola che in realtà la pressione fiscale depurata dal sommerso arriva a superare il 48%. Le aziende non hanno bisogno di tanti sussidi, hanno bisogno di non essere tartassate, hanno bisogno di meno burocrazia. Vi rendete conto che le grandi aziende producono in Italia quando ancora producono in Italia e dichiarano i profitti in altri paesi europei? Vogliamo far restare i profitti in Italia? Allora ci deve essere una competitività anche nella tassazione, e la competitività dell'Italia si misura inoltre sulla velocità degli interventi. Tutti i disegni di legge collegati, quando vedranno la luce? Quando avranno ricadute reali sui cittadini italiani? Sono tutti annotati su questa NADEF, ci sono tanti disegni di legge, tante belle parole, ma le parole non bastano più, devono tramutarsi in provvedimenti che abbiano effettivamente un impatto strutturale e a lungo termine sull'economia nazionale. Quindi ci vuole una profonda revisione del sistema fiscale che riduca la pressione fiscale sulle famiglie e sulle imprese, una semplificazione, una sburocratizzazione vera e poi investimenti strutturali che vadano dalle opere pubbliche al potenziamento dell'istruzione e della ricerca. Abbiamo fatto 100 miliardi di debito e ne abbiamo 84 fermi in cassa. Questo è indice di quanto sia macchinoso e complesso il meccanismo. Allora, questi soldi li vogliamo spendere? Noi abbiamo le ricette, la medicina territoriale, medici di base, telemedicina, investimenti sull'edilizia sanitaria, sostegno dell'automotive, turismo, ristorazione e commercio, appunto la tassazione aziendale. Ascoltateci, noi le ricette concrete le abbiamo. Grazie.